gente che noi non siamo proprio, diciamo tutt'altre cose. Sì, devo dire che nemmeno Fabrizio si esime da mandare se qualcuno si può arrabbiare. Sì, vai. Tanto buonasera, per me e per mia moglie, da oltre 30 anni, è una tappa fissa per le Ligure, perché abbiamo dei grandi amici e un posto dove, come in questo teatro, si sente il calore dell'amicizia, il calore del benvenuto, che è ancora un valore molto importante, il benvenuto che mi danno due grandi amici come Gianluigi e Sandro, e soprattutto ho il piacere di potervi presentare un brano nella sua semplicità. Vuole lanciare un messaggio. Consentitemi di iniziare con un'ovvietà. La nostra vita è una vita di corsa. Dai 6 anni in su c'è sempre qualcosa da fare. Anche l'infanzia è diventata un continuo correre, compiti, scuola, pomeriggio, dottrina, sport. Il momento del pensiero, della solitudine, del piacere di star soli, di dare spazio ai sentimenti è sempre difficile. E anche per me è così. E un giorno fermo al semaforo, mi sono guardato intorno e ho avuto una sensazione di corsa inutile verso qualcosa che mi portava a fare la vita e mi porta a fare la vita tutti i giorni, ma anche l'esigenza di dare uno spazio a determinati valori come l'abbraccio di un padre o di una madre che magari vedi pochissimo e poi dopo rimpiangi di non aver visto un po' di più. E nel tragitto tra Chiavari e Rapallo ho scritto questo testo, sono andato in ufficio, l'ho scritto a macchina all'epoca ed è rimasta la canzone, una canzone che a me ricorda sempre determinati valori, perché ogni tanto bisogna ricordarci, e che spero lasci un segno in questa serata così bella, così intensa, così piena di musica e di sentimenti. Nella mia famiglia da sempre cerchiamo di rendere la musica accessibile, noi abbiamo un figlio meraviglioso, un figlio ipovedente che attraverso la musica ha vinto un sacco di battaglie, anche personali, anche interiori. Abbiamo una mia cognata, che è sua sorella, sorda, e quindi cerchiamo sempre, dove possiamo, di portare la musica a chiunque, anche se tra di voi non ci sono persone sorde, però lanciare un segnale, un messaggio di come sia semplice porgere un testo, una canzone, una poesia, una frase, un racconto, un'esigenza attraverso la lingua dei segni, poi in fondo è molto semplice, basta volerlo fare. Fermo al semaforo. Gracias.
che è nata dalla collaborazione con una mia cara grande amica Anna Maria Passalacqua, che è l'autrice del testo. La canzone è Odur de Spiago, ovvero la casa vipore, con il profumo della lavanda nelle lenzuola, con le conserve nella dispensa e sul lavandino a colare dentro una piccaggetta a prescindere la sagliata, e fuori un paesaggio stupendo fatto di mare profondo, di scogliere, di stradine in salita che si arrampicano verso un cielo azzurro con l'orto inchinetto. O tu destino. Compro un viaggio di ritorno, compro un'ultima notte, una
ti asciughi la vita appena accesi.
fuoco acceso nel vecchio camino, posa il suo calore da pulcino a pulcino, con una porzione di luna che schiara il viale bianco di neve venuta per il mio Natale. Come fanno i marinai a parlare meno del